Sì. Stiamo a cominciare, sono le 6 e 10. Intanto dobbiamo un po' cominciare perché poi c'è la cena, quindi questo spazio deve essere apparecchiato diversamente, quindi non è... un po' prima delle 8 dobbiamo chiudere. Però mi manca la relatrice principale, Silvia. Comunque, intanto che ci accomodiamo, intanto benvenute a tutte a Casa delle Donne. E è un po' che non presentiamo Leggendaria, ma ci siamo ritrovate intorno a Leggendaria parecchie volte negli ultimi anni. E volevo questa volta avvisarvi che intanto abbiamo la diretta Facebook, il che comporta la necessità che chi interviene venga qui a parlare a questo microfono in modo da essere anche inquadrata. E ringrazio Andrea Giarruscio che si presta ad aiutarci nella regia dal punto di vista tecnico. Quindi benvenute a tutte dalla Casa delle Donne. Allora, parliamo, come sapete, di questo numero di Leggendaria, il numero 162. È uscito da poco, qualcuna abbonata non l'ha ancora ricevuto in carta, vi dicono, ecco, perché è uscito da poco, però c'è e qui lo potete comprare, lì costa 10 euro. È un numero monografico sul tema amiche e sorelle, che poi cercheremo di capire perché, come, in che senso vogliamo. Leggendaria ci propone, ma anche noi vogliamo discutere la relazione tra queste due parole. E intanto vi presento le nostre amiche che ci condurranno nella discussione. Allora, Silvia Neonato, che è venuta da Genova ed è sempre molto, molto disponibile a venire da Genova a trovarci, che rappresenta qui la redazione di Leggendaria e che ci racconterà la genesi, da quale idea, da quale pensiero è nato questo numero. Quest'anno Leggendaria fa 36 anni, ok, noi ne facciamo 10, quindi festeggeremo insieme. Poi abbiamo Sara Filippelli, che è qui della Casa delle Donne della Bibliomediateca, e poi abbiamo Filomena Rosiello, credo che la conosciate tutti, che è della Casa delle Donne, e qui in veste di psicanalista per riflettere su questo concetto da quel punto di vista. Quindi io comincerei per un primo giro, direi di fare un primo giro tra di noi, magari cerchiamo di, se c'è da tirare qualche fila, se c'è da fare una conversazione tra noi quattro, va bene lo stesso, e poi dare un po' la parola a voi e poi magari facciamo un secondo giro tra le relatrici. Quindi adesso ci sono le campane, però ci tocca, ci penso dalle 6:15, però cominciamo con Silvia Neonato. Buonasera. Grazie di essere qua, vengo sempre con grandissima gioia. Io ho fatto l'elementare a Milano e anche un anno di asilo, quindi sono molto legata a questa città. Peccato che non c'è il mare, ma è l'unico difetto, l'unico difetto di Milano. Allora, vi dico com'è nato questo numero, cioè questo focus del numero, perché poi in realtà ogni numero ha un tema centrale, poi ci sono le recensioni, altre cose, le rubriche, ma diciamo un cuore di 20-25 pagine è sempre dedicato a un tema. L'idea nasce da Gisella Modica, che all'età mia è una femminista di Palermo, ha lavorato per anni alla Biblioteca dell'Udi di Palermo e insieme a lei una donna più giovane che è Ivana Margarese, che ha scritto un libro sulle amicizie tra donne. L'idea era
proprio quella di registrare un evento che è avvenuto in letteratura, cioè negli ultimi 2 o 3 anni sono usciti parecchi libri sulle amicizie tra donne. Nell'epica, se ci pensate, l'amicizia tra donne non esiste. C'è una coppia che tutti citano sempre, sono sorelle, sono Antigone e Ismene. Però le eroine in genere sono sole e non c'è mai una narrazione, penso per tutti a Ettore Patroclo ovviamente, che è nell'immaginario di qualunque uomo donna occidentale, credo tuttora, perché immagino che studieranno ancora i classici, e malgrado la scuola sia cambiata tanto dai nostri tempi. Quindi l'idea era partire, io personalmente ho proposto come libro quello di Gaia Manzini, che si chiama, non lo ricordo mai perché qui a forza di sorelle, ora poi ve lo dico, Lettera alle sorelle, come si chiama? C'è scritto sì. Monica Farnetti, che è un'italianista, insegna letteratura italiana, a sua volta ha scritto un bellissimo libro, lei è un'accademica, in questo caso è un po' accademico, si chiama proprio Sorelle, ma in realtà è La via delle sorelle, è Gaia Manzini Bompiani, che è quello che ho incrociato io a gennaio appena uscito, e pensavo che parlasse di sorelle, in realtà parla invece di amicizie tra donne, cioè lei parla, la scrittrice, delle sue amicizie e le intreccia con amicizie di donne famose, 2 per tutte, Virginia Woolf e Catherine Mansfield, a cui Sara De Simone ha appena dedicato sempre quest'anno un librone molto bello, secondo me, che smonta un paradigma classico. Le donne non sono capaci di amicizia perché sono rivali, che è il paradigma della mia giovinezza di femminista 51 anni fa. La presa di dato da secondo sesso, adesso vi leggo la frase, di Simone de Beauvoir, che dice appunto che noi dunque, Carla Lonzi, scusate, però io ho letto prima Simone de Beauvoir, poi Carla Lonzi, che in quegli anni era poco letta in Italia, invece è un genio, adesso per fortuna la Repubblica non tutta, entrambe, insomma, per farvela breve, dicono la nostra società è basata su un paradigma patriarcale, perché usano già, soprattutto Carla Lonzi, questa parola, è basata sulla coppia eterosessuale maschio-femmina, riconosce l'amicizia tra i maschi, non riconosce l'amicizia tra le donne. L'idea di partenza era proprio questa: noi siamo oggetti, merci, questo lo dice Lévi-Strauss, che è un uomo, le donne sono un pretesto nel discorso tra i maschi, sono un oggetto di scambio, come le conchiglie, come la moneta. Allora noi ventenni ci ribelliamo a questa idea e diciamo: non vogliamo solo essere rivali, vogliamo fondare una pratica politica, e la chiamiamo sorellanza. La sorellanza nasce proprio come pratica politica, è un manifesto politico, non c'entra l'amicizia, noi non partiamo dall'amicizia, noi vogliamo dire in politica manca la sorellanza, no? Abbiamo ereditato fraternité dalla rivoluzione francese, e appunto abbiamo ereditato patrimonio e matrimonio, cioè abbiamo ereditato una serie di parole, ma nessuna rimanda mai all'amicizia femminile. E quindi diciamo lì c'è un punto preciso, che è l'inizio degli anni 70, in cui le femministe vogliono, in Italia si chiama sorellanza, appunto, dicono: da ora in poi noi cercheremo di lavorare insieme, unite, da questa pratica politica. Passano tanti anni, sarebbe interessante oggi capire anche da voi cosa ne pensate, cosa è stata quella pratica, secondo me ci ha condotto a fare molte battaglie.
battaglie e se Dio vuole molte le abbiamo anche vinte, poi adesso molte sono, come dire, da rifare, ma ogni, non da rifare, ogni generazione deve in qualche modo ritrattare i diritti conquistati, no? E noi ci illudiamo sempre che quella cosa lì sia lì per sempre, ma non accade nella storia, perché i rapporti di potere sono sempre variabili. Come dice il miliardario americano William Buffett, la guerra di classe c'è stata e l'abbiamo vinta noi ricchi. E quindi è diverso da 50 anni fa, quando discutevamo proprio di guerra di classe, guerra tra i sessi, e ci sembrava, ed era vero, che con la pratica del femminismo e della sorellanza potevamo ottenere per noi donne non solo l'uguaglianza e la parità, che pure ereditavamo dalle donne deludi, allora noi eravamo un po' sufficienti perché volevamo andare oltre, volevamo la liberazione, volevamo la differenza. Però insomma abbiamo rivendicato, esattamente come le persone di colore, la differenza nel riconoscimento dell'uguaglianza, no? Siamo stati due primi movimenti nella storia del mondo che hanno chiesto, hanno rivendicato contemporaneamente la differenza e l'uguaglianza dei diritti, no? Diritto alla differenza e diritto all'uguaglianza. Quindi insomma, la cosa è complessa. E come si fa a fare tutto questo? Come si fa a modificare il diritto di famiglia, a fare i consultori, a parlare di aborto, di corpo, di sessualità? Si fanno i collettivi femministi, si fa la pratica dell'autocoscienza e si fonda tutto questo sistema politico e personale naturalmente sulla sorellanza, no? Diciamo allora, adesso mi fa tenerezza, ma allora mi sembra di ricordare che era una pratica eversiva, perché in qualche modo introduceva nella politica, come dire, la rete, quella che oggi Don Haraway chiama la rete, cioè la parità, non il non leader. Non so se voi siete passati attraverso i collettivi femministi dei primi 70, ma c'era l'incubo che nessuna doveva essere leader, no? Mentre io mi ricordo che all'università i maschi c'era tranquillamente il leader e lo riconoscevano. Nella pratica delle donne, della sorellanza, ci doveva essere, appunto, io non rappresento nessuno, io non parlo a nome di nessuna, ciascuna rappresenta solo se stessa. Quindi c'era da un lato la pratica della sorellanza, dall'altro nessuna delega politica, non la compattezza della testuggine che avanza verso l'obiettivo, come noi vedevamo la politica maschile, no? Che contestava. Da tutto questo pippone resta fuori allora il discorso dell'amicizia. Finalmente, appunto, le giovani studiose, che se Dio vuole sono partite da noi, ma sono andate oltre, sono più brave, hanno aggiunto tante cose, come succede per fortuna nella vita e nelle generazioni che vanno avanti, vincono anche tutti i concorsi in magistratura. Come dico sempre, io ancora sentivo parlare dalle donne deludi che si erano dovute battere perché le donne non potevano entrare in magistratura fino al 63. Quindi pensate in questo brevissimo lasso di tempo che cosa è successo. Ecco, se noi leggiamo un libro come quello di Sara De Simone, scopriamo che quella che è stata sempre raccontata come una rivalità tra Virginia Woolf e Catherine Mansfield esisteva, e come, ma loro se lo dicevano. Se voi leggete queste lettere meravigliose delle due, scoprirete come sono perfettamente consapevoli, dicono anche: sono invidiosa, scrivi meglio tu, come fai a fare dei racconti così. Non solo, hanno delle invidie ovviamente, hanno una differenza di classe. Quando si conoscono, Virginia Woolf, che è snob, oggi direbbero radical chic, questa ragazza un po' zoticona della Nuova Zelanda, eh sì, perché la Catherine era un po' zoticona, e non le piace tanto, lo scrive, no? Non le piace come si veste, come si muove, era una molto divertente, rideva. Cioè, vedete Virginia con questo suo animo british, che
si trova davanti questa ragazza che fa ridere, che è divertente, che... E però c'è una cosa fondamentale: il primo racconto di Catherine Mansfield lo pubblica Virginia Woolf, ed è Preludio, con la sua casa editrice appena nata, e dice: tu sei un genio, io ti pubblico. E lì nasce la fortuna di Catherine Mansfield, e loro rimangono amiche finché la povera Catherine Mansfield, che era tisicissima, muore giovane, sempre in questo confronto meraviglioso in cui parlano di letteratura, di loro, il tuo racconto, la mia scrittura. Allora, tutto questo fa parte delle cose non raccontate delle donne. Nel libro Amatissime di Giulia Caminito, che io cito, ci sono cinque grandi donne della letteratura italiana, di cui tre famose, due famosissime, Elsa Morante e Natalia Ginzburg, una un po' meno famosa che è Paola Masino, due sconosciute che sono Laudonia Bonanni e Livia De Stefani, che Livia De Stefani, che Giulia Caminito, giovane scrittrice che ha vinto a Campiello, è andata a cercarsi tutti i suoi materiali dalle nipoti, adesso ha regalato l'archivio di Livia De Stefani, che sono due cassette, due scatole di cartone che sono state depositate archivi a Roma, la Casa delle Donne di Roma, e diventeranno al fondo Livia De Stefani, per dirvi che le giovani studiose di adesso si vanno a ripescare. Ma in quel libro ho scoperto, per esempio, che Laudonia Bonanni, che era una maestra dell'Aquila, e qui facciamo di nuovo Virginia Woolf e Catherine Mansfield, manda un racconto alla Bellonci, che ha inventato lo strega. La Bellonci le dice: ma tu sei un genio, la premia, la fa venire a Roma, la fa pubblicare e l'aiuta tutta la vita. Questa donna, depressissima tra l'altro, non si è mai sposata, rimangono legatissime, e la Bellonci, che è nota, la strega che ha inventato lo strega, ha aiutato un sacco di scrittrici. Questo caso di Laudonia è emblematico: amicizie tra donne. Natalia Ginzburg e Elsa Morante hanno aiutato moltissime altre scrittrici, si scambiano dei pareri. Vedi se puoi far tu qualcosa, scrive Elsa. Tu che sapete che Natalia Ginzburg lavorava alle Einaudi immediatamente dopo la guerra, lascia i tre figli che ha avuto con Leone Ginzburg a dei parenti, è una donna disperata, e va a Roma, va a lavorare alle Einaudi e sta tutto il giorno nella sua stanzetta zitta zitta. Tanto la prima cosa che fa, una delle poche volte che apre bocca, dice: in tutta la collana che avete pensato non c'è una donna, e vuole far pubblicare L'Agnese va a morire di Renata Viganò, e poi va a cercare Fausta Cialente. No, questo sempre per smontare il paradigma delle rivalità, le donne non si aiutano, non siamo. Poi diventa amica di questa incredibile essere, e anche questa amicizia è raccontata benissimo dalla Manzini, che è Angela Zucconi, che è una traduttrice, una intellettuale, anche lei lavora per Einaudi, una viaggiatrice mancata. Vanno a vivere insieme, hanno un solo materasso, per cui dormono a turno, una per terra, una sul materasso, una notte per una, e lei, in Le piccole virtù, Natalia Ginzburg dice quella frase bellissima, famosissima: avevo solo un paio di scarpe rotte, e avevo un'amica che aveva anche lei un solo paio di scarpe rotte, e in quel momento, ed è Angela Zucconi, e le due naturalmente si aiutano. Zucconi è fondamentale per Natalia, proprio la rimette in piedi. Poi Natalia riprenderà i suoi figli, pian piano ricostruirà la sua vita dopo il trauma spaventoso di Leone. E niente, vabbè, anche questa è un'amicizia raccontata in questi libri. E appunto, andando avanti, insomma, diciamo che quello che ci ha scatenato sono due cose: una strettamente letteraria, ma che è politica, perché poi la letteratura racconta la realtà e la vita, e cioè che appunto finalmente scopriamo che le donne sono state amiche e si sono aiutate, e questo, come dire, ci dà forza, ci aiuta, la genealogia femminile è importante, questo ce l'ha insegnato il femminismo della differenza. L'altra cosa, appunto, che la pratica della sorellanza, io mi viene da dire continuo a praticarla,
è il mio fare politica, è questa cosa qua. Però appunto ci siamo chieste, le giovani, qui Silvia Soriano dice una frase molto bella, che Silvia Soriano ha 40 anni, insegna al liceo classico, io ho fatto con lei anche questo numero sulla maternità, perché cerco disperatamente di avere una relazione intergenerazionale, oltre che intersezionale, e lei dice proprio, no, la sorellanza mi basta, non mi basta, adesso poi vi leggo la frase perché è interessante, scusate, e lei, sì, e ci siamo chieste appunto che ce ne facciamo, dove come la usiamo, che, dove lo dice, qua, sì, sorellanza è un termine a cui ricorro solo da alcuni anni, dice lei, che ha 46 anni adesso, no? Da quando è diventata femminista, lei dice, amicizia l'ho sempre usato, sorellanza no, lo uso da quando il femminismo fa parte profondamente della mia vita, ecco, da circa 15 anni. La sorellanza per lei oggi è relazione politica e plurale che si serve anche di una idealizzazione del rapporto paritario di solidarietà che nel mondo concreto diventa difficilmente un'esperienza. E, ecco, e poi dice, è interessante perché lo coniuga un po' come facevamo noi allora, dice la lotta impone una disciplina, un senso del dovere, un'adesione ai valori che ci siamo scelte ma che faticano a diventare realtà e splendono più nel mondo delle idee astratte che poi sì, nella realtà. Ora, da tutto questo, la domanda finale che ha animato Gisella Modica, che è quella che da qui è nata la scintilla di tutto questo lavoro, è: ma non è che la sorellanza oggi si è disincarnata, è diventata una pratica troppo astratta, più nominale che vera, e perciò c'è meno amicizia tra noi, perché dentro la sorellanza c'è anche amicizia, perché è una pratica che appunto ti porta giorno per giorno a condividere degli obiettivi, delle lotte, dei discorsi, no? Delle pratiche, delle organizzazioni, tenere in piedi un collettivo, trovare i soldi, avere una sede, lo sapete benissimo, voi siete qua, lo facevamo appunto negli anni 70 con 4 lire, dovunque, in tutta Italia c'erano donne che facevano questo progetto insieme, perché poi appunto è il progetto insieme, cioè è uscire sulla scena pubblica e dire abbiamo bisogno di essere in tante e di avere una pratica politica pubblica. Non è che per questa sorellanza si è, come posso dire, diradata e noi litighiamo così tanto come non è mai accaduto? E quando dico litighiamo non intendo censurare le divisioni che ci sono state a Milano clamorosa tra la libreria delle donne di Ottima e tutto il resto del femminismo italiano, però, come dire, non è che le una abbiano impedito la parola alle altre, ciascuna ha seguito un percorso e persone come me ha usufruito parassitariamente delle idee intelligenti dell'una e dell'altra, cioè io ho sempre letto sia Melandri che Muraro, sono sempre stata grata a entrambe e non mi sono neanche schierata, non so come dire. Adesso è successo qualcosa, no? Come sembra sempre di stare sui social, siamo diventati una società binaria come il sistema dei computer, no? Sì, no, sì, no. Per cui appunto tu o sei contro la GPA o sei a favore. E non c'è discussione, non c'è discorso. O sei contro la prostituzione o sei a favore delle sex worker. No, non le puoi chiamare neanche sex worker, è violenza, la tratta, discutiamo. Allora, non ho la risposta ovviamente, spero che ci illumini un po' Filomena che su queste cose traffica molto, molto nel profondo. Ma non è che se noi riuscissimo a trovare, sono un utopista io, più amicizia tra noi,
potremmo ricominciare a discutere senza usare questo pensiero maschile nel dire o sei con me o sei contro di me. Cioè, riusciamo a smettere di considerare le avversarie delle nemiche e usiamo quello che Bell Hooks chiama il pensiero circolare delle donne, no? Tu prima quando chiacchieravamo dicevi labirinti, che è una bellissima parola. Il nostro pensiero che magari sul potere un po' ci frega, perché i maschi sono più bravi con quel loro potere unidirezionale, nulla alla meta, e in genere mentre tutti i labirintizzi loro alla meta ci sono arrivati, però anche lì le cose stanno cambiando. E allora ci siamo dette, ma se noi questa sorellanza la rivisitiamo, le diamo sangue, corpo, carne, amore, perché poi l'amicizia è amore, è una forma d'amore, ovviamente, si può dire senza erotismo, anche lì ci sarebbe da discutere, ma insomma semplifichiamoci la vita, e riusciamo magari a ritrovare un modo più utile di gestire il conflitto, perché, e questa è la mia ultima domanda proprio personale di Silvia Leonardo Filomena, le donne, perché noi sappiamo gestire meno il conflitto dei maschi che si massacrano? Io ho lavorato 20 anni in una realtà. Ma cosa dici? Si sì, sì, ma lo gestiscono benissimo. Fanno le cordate, sì, sì, si aiutano, gestiscono il potere benissimo. Sì, sì, sì. Ma no, non dire follia. No, no, non c'entra niente quello che dici tu, scusami. Sto parlando di gestione di potere e non guerra. Cioè, loro riescono sicuramente a rendere il conflitto ogni tanto utile a uno scopo. Fanno una cordata, tutti sostengono lo stesso e lo promuovono. 2 anni dopo, quegli stessi che l'hanno sostenuto gli fanno una cordata contro e ne sostengono un altro. Però quello lì comanda e loro portano avanti i loro interessi, questo intendo dire. Loro sono sulla scena pubblica da sempre, noi ci siamo dal 700, anzi non dall'800, il 700 è il secolo delle donne. Ecco, com'è che si fa a imparare a fare diventare il conflitto una cosa nutriente, una cosa costruttiva? Lo dice anche Simone de Beauvoir, c'è del positivo. Io temo che noi, a forza di sentirci dire stai buona, stai sì ragionevole, c'è già tuo fratello che è cattivo, tu sii carina, sii buona, stai lì. Avete presente, no? Virginia Woolf quando strangola l'angelo del popolare, che le dice devi essere garbata nella critica che fai a questo uomo, lui è importante, tu sei solo una critica femmina, non essere aggressiva, no? Sii carina, stai attenta. E lei giustamente strangola l'angelo del popolare che le chiede di essere buona, comprensiva, moderata. Ecco, non è che noi a forza di voler essere, dover essere, perché questo è proprio un imprinting, non riusciamo a gestire il conflitto perché ne abbiamo paura, mentre potremmo farne qualcosa di vitale e utile? Tantissime domande, porto Silvia, quindi adesso direi due cose che rilancio forse a Sara, a Filippelli. Allora, vabbè, una riguarda un po' noi qui dentro, ed è la questione di quanta amicizia c'è tra noi donne che facciamo le femministe, perché questa non è una domanda banale. Amicizia nel senso classico, è il rapporto tra donne che si riconoscono, si danno valore reciprocamente, si sostengono. La seconda era una domanda sull'accenno che faceva Silvia sulla questione delle nuove femministe e in particolare del femminismo intersezionale, e anche lì in uno degli articoli a un certo punto c'è un collettivo, mi pare, sì, no, una ragazza che dice mie sorelle sono le curde, le palestinesi, eccetera eccetera, no? Quindi questa, diciamo, estensione del concetto di sorellanza a donne anche molto lontane dal punto di vista dei luoghi geografici, dei rapporti sociali, dei rapporti culturali di qualunque tipo, questa estensione ulteriore del concetto di sorellanza, che non so se è accettata questa parola tra le più giovani,
o come la interpretano, e mi facevo una domanda su cosa significa anche questa ulteriore componente. Allora, io non ho, non, adesso avete posto un sacco di domande, io non ne ho neanche una, però ho altre domande, se volete possiamo aggiungere, però ho delle suggestioni che mi arrivano da, non solo da quello che ho letto in leggendaria e anche da quello che ultimamente ho letto altrove. E faccio due pensieri innanzitutto. Il primo è quello che mi è venuto leggendo, appunto come tu stavi citando prima, questo articolo che è un dialogo tra appunto Cecilia Chiappari, che ha 25 anni e Silvia Suriano che hai detto ne ha 46, ok, e tu che ne hai non si dice. E secondo me, almeno io l'ho trovato il centro un po' di quello che del discorso che stiamo facendo in questo momento, cioè la differenza se c'è e la contaminazione tra sorellanza e amicizia, e anche quello che succede nelle nuove generazioni. Io sono della generazione della Chiappari. Io sono della Suriano, scusate, mi davo 20 anni di meno. Ho molto riflettuto sulle parole invece della giovane, appunto Cecilia, che vi leggo in modo che magari riusciate anche voi ad aiutarmi a dipanare questa questione. Lei dice: riflettendo in particolare sul contesto del transfemminismo intersezionale, sento che sarebbe impossibile usare come mezzo di condivisione della lotta la sola sorellanza, come l'abbiamo conosciuta finora, che per definizione si basa su una comunanza da parte delle donne femministe di condizioni e di esperienze, oltre che di aspirazioni. L'intersezionalità, che ha come obiettivo quello di unire insieme identità sociali tanto diverse, rende compagne di lotta persone che probabilmente non hanno mai fatto esperienza delle stesse discriminazioni e oppressioni vissute da altre. Il concetto di sorellanza perde così una parte del suo significato. Diventa necessario aggiornarlo, trovare nuovi linguaggi e rivedere le basi su cui vengono costruiti i rapporti all'interno del movimento transfemminista. Questo mi ha acceso mille lampadine e credo che le ha accese in tutte voi in questo momento, e se l'avete letto ve l'avrà accese, perché anche io ho praticato l'autocoscienza, sono stata in un gruppo di femministe abbastanza radicali e ho capito e ho imparato cos'è la sorellanza. E a un certo punto poi però questa sorellanza si è contaminata con l'amicizia, si è scontrata con l'amicizia e non sono mai venuta a capo con le compagne e con le amiche in che cosa si trasformava la sorellanza a un certo punto, cioè cosa diventava nella lotta, per la lotta e fuori dalla lotta, nei rapporti tra noi. Cosa faceva la lotta di questa sorellanza? La costruiva, l'alimentava, la sorellanza ci aiutava nella lotta, poi arrivava l'amicizia e qualcos'altro succedeva. E secondo me succedeva qualcosa di bello e di più efficace, per quanto mi riguarda, ovviamente, sapete, ognuna parla per sé.
Ed è vero che se si parla di sorellanza come, diciamo, definizione, la definizione base, no? Si parla di accomunarsi, no? Nel sentire una lotta comune, cioè condividere una lotta comune, e io sento e condivido le tue esperienze. Ed è vero però che molte volte io credo nella lotta non le abbiamo condivise materialmente, no? Per cui questa sorellanza in realtà, come la intende la giovane Cecilia, è, diciamo, una sorellanza che forse è stata all'inizio così, ma che poi si è trasformata, e secondo me si è trasformata per forza attraverso le amicizie di ognuna di noi e il sentimento, sa, che è l'amore. Detto questo, lasciandoci ancora con questo interrogativo, mi ricollego all'amore, perché pensando a cosa ha fatto l'amicizia della sorellanza e a cosa fa l'amicizia tra donne e tra femministe, ho avuto un flash e ho pensato a Bell Hooks, che nella pubblicazione di Tutto sull'amore parte da una definizione di uno psicologo, credo sia, che è Scott Peck, che nel 1978 in Voglia di bene scrive: l'amore è la volontà di estendere il proprio sé al fine di favorire la crescita spirituale propria oppure di un'altra persona. Bell Hooks prende questa definizione, la smonta per partire dal presupposto che l'amore, e l'amicizia è una forma d'amore, produce un risultato dentro di sé per prima cosa, che poi si estende all'altra. Però è una crescita, cioè amare un'altra persona, riconoscersi in quella persona, dare amore a un'altra persona, è una crescita per prima di tutto personale. E da qui, no, lei dice, no, c'è, cioè, una dicotomia tra altruismo ed egoismo, perché comunque, no, dice, ma allora tu stai parlando di un amore che parte dal tuo egoismo e, no, e non va all'altro, no? Parte e arriva a te, no, perché lei dice, no, bisogna anche rompere questa dicotomia fra egoismo e altruismo, bisogna, diciamo, penetrare. E questo è la cosa che più mi fa riflettere sul fatto che comunque l'amicizia come forma d'amore è per prima cosa un atto verso noi stesse, di crescita da noi stesse, e che attraversa l'altra, attraversa le altre. E forse anche questa chiave, anche questa potrebbe essere una chiave, no, per dire quanto la sorellanza e l'amicizia si compenetrano e funzionano bene. Detto questo, nella gestione del conflitto, secondo me intervengono moltissimi altri fattori, uno dei quali è il fatto che il patriarcato, come dicevi tu, ci ha abituate a diffidare e ha una visione, come dire, malata del conflitto, nel senso che se il conflitto, no, serve per far circolare le idee, no, costruire, mentre invece l'idea che il patriarcato ha portato avanti del conflitto è che il conflitto è, almeno come la vedo io, poi ditemi se sbaglio, è quasi distruttivo, è distruttivo, per cui evidentemente noi abbiamo introiettato. Ed è vero, come dicete, che gli uomini sono molto capaci di gestirlo, semplicemente perché secondo me sono molto più bravi a distruggere, cioè a passare sul corpo degli altri, sulle rovine degli altri, per cui, come dici te, fanno cordata, aiutano uno ma poi lo calpestano e non succede assolutamente niente. Ecco, forse noi ne siamo meno capaci, o almeno ho questa sensazione.
Dico un'ultima cosa, come vedete sono tutti concerti, cioè sono cose che vi lancio e delle quali non ho né certezza e non sono risposte precise, però mi piacerebbe che poi in un dialogo riusciamo a restituirci delle cose. Un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente questo volume di Leggendaria è una cosa che non c'è, ma credo sulla quale magari avrete discusso, non lo so. È che ultimamente, se penso a amicizia e amore e al concetto di amicizia, la persona che più mi viene in mente è Michela Borgia, perché comunque ha fondato molto del suo pensiero, soprattutto no, degli ultimi tempi, sull'amicizia, che per lei è stata un legame, sono stati dei legami fondamentali, tant'è che la queer family, insomma, deriva da lì, e tutto il suo mondo e le sue relazioni sono amicizie, no? E le sue pratiche politiche. Se me lo permettete, io velocemente ve lo giuro, se ce l'ho perché l'ho messo in nota, ma non lo so, se no facciamo finta che non l'ho detto, vorrei leggervi questo pezzettino, sì. Spero che sia andato nelle note. Sì, ok. Questo è un breve post che ha fatto nel 2017, quindi non è un testo, ma sapete che adesso col Parco Square poi vengono raccolti tutti i suoi scritti, e soprattutto poi sui social lei ha fatto politica, quindi insomma. Lei scrive: non ho capita mai la frase "siamo solo amici", come se essere amici fosse il diminutivo di qualcos'altro. Sarà che ci sono giorni in cui mi sveglio in preda a una gratitudine feroce, maniosa e urgente, come se non avessi che un'ora ancora per dire a tutti grazie che devo. E la causa prima è sempre l'amicizia, l'invincibile legame che ci ostiniamo a mettere in gerarchia ad altri, e invece è l'impalcatura su cui tutto il resto si regge. Mi apre gli occhi al mattino e parla subito al plurale, in un trillo, da un gruppo WhatsApp, in una foto di mare che torna indietro dai rimbalzi della rete, in un sacchetto appeso alla maniglia che qualcuno, passato la sera prima, per sorprendere senza disturbare. Non ci sono intorno a me cerchi magici, ma magico è tutto quello che mette in cerchio, allarga e include, riscaldando ben oltre le linee delle braci che ho acceso io. Gli anni passano, ma quel fuoco non si spegne, neanche quando tutti i venti della vita sembrano essersi dati appuntamento per abbassarne il vigore. Oceani di mezzo, divorzi e figli, mutui e licenziamenti, case e progetti, malattie e nuovi amori, non sono altro che argomenti in più dell'infinito discorso che non abbiamo smesso mai di farci l'un l'altro. E se una mano nuova arriva ad aprire il cancello, purché sia pura, non lo troverà chiuso. Giusto, a volte, un po' accostato. Scusami, grazie, mi sono dimenticata di dirvi nella bibliografia essenziale, scusate perché oggi sono stanca, che l'evento epocale è stato ovviamente L'amica geniale, il libro che è la storia di un'amicizia femminile in quattro volumi, che è il libro più venduto in Italia insieme a uno di Calvino e a Umberto Eco, tradotto in 74 lingue, cioè, ed è... anche questo ci dovrebbe far ragionare. Altre due date che vi offro sono: nell'84 il film di Margherita von Trotta, Lucida follia, che è la storia di un'amicizia tra donne, e di cui Rosana Rosalda scrisse sul Manifesto: l'amicizia tra donne fa scandalo. Io mi ricordo ancora quel pezzo perché mi aveva colpito, era scandalosa questa amicizia politica privata. E ovviamente Thelma e Louise del 91, che è stato un film travolgente non solo per le donne, secondo me, che ha modificato, come accade a volte, come sta accadendo adesso alla Cortellesi, modificato l'immaginario collettivo, Thelma e Louise, no? Questa cosa di ribellione, poi ognuno al finale l'ha interpretato come voleva, ma insomma, queste due cameriere che mollano i mariti, i figli, che si lanciano e hanno sempre più fiducia l'una nell'altra e sfidano la vita di merda, scusate la metafora poco elegante, no? Che hanno fatto fin lì, e si danno forze, si riconoscono l'una con l'altra, e non sono due intellettuali, sono due cameriere. Beh,
insomma, ve lo ricordate, Thelma e Louise è stata una bomba, compreso la colonna sonora che ha venduto migliaia di cose, voglio dire, è stata una cosa che ha scosso tutti, quindi ecco, io credo che anche questo sia un portato del femminismo, il cinema ci è arrivato prima, forse la ricerca letteraria dopo, ma diciamo che negli ultimi 30 anni pian piano il mondo ha scoperto che anche persino noi gallinelle potevamo essere amiche. Dal cinema adesso invece torniamo alla profondità della psicanalisi, sentiamo che cosa ci dice Filomena Rosier. No, perché avete chiesto risposte, non io faccio altre domande. Allora, la prima. Allora, io avevo preparato un intervento che però lascio, mi tengo solo la frase di Simone de Beauvoir come finale, perché le vostre suggestioni sono tantissime e mi hanno suggerito ulteriormente tante altre idee. Un po' perché ci muoviamo in questa realtà che è la Casa delle Donne, nella quale io per qualche anno, lo sapete, ho avuto anche un ruolo nel direttivo, un po' perché qui ho sentito spesso parlare e demonizzare il conflitto come qualcosa di terribile da scacciare fuori subito, immediatamente, perché le donne non possono essere conflittuali. Allora, Sara ha accennato ad una differenza rispetto al conflitto, che è il conflitto distruttivo e il conflitto costruttivo. Non vi faccio la lezione perché non serve, però è importante comprendere una distinzione che spesso utilizziamo quando lavoriamo con le donne vittime di violenza. Cioè, il conflitto in linea di massima è costruttivo, è importante, muove, ci fa relazionare con l'altro. Altro da sé, non altro in senso maschile, anche con l'altro da noi, con l'altro interno dentro di noi, quindi è qualcosa da non assolutamente né da boicottare né da distruggere. Il conflitto diventa distruttivo quando in un confronto, come ci dicevamo prima, no, tra diverse idee o tra diverse modalità di vita, di impostazione, quello che l'altro rimanda rispetto al suo disaccordo non è un pensiero rispetto al contenuto di cui si sta discutendo, ma è un giudizio feroce sulla persona che ha parlato. E cioè, vale a dire, faccio l'esempio che facciamo sempre con le donne vittime di violenza, che l'altro che non riesce ad avere parole rispetto a ciò che in quel momento una donna sta portando, dice: cosa vuoi capire tu con quel cervellino che hai, piuttosto che hai detto una stupidaggine o parole più forti di questa che non dico perché non mi piace dirle. E quindi l'attacco non è più al contenuto, ma è alla persona, e quindi è svalutante. In questo senso il conflitto è distruttivo, e noi ne facciamo esperienza spesso, no? E quello che dovremmo forse imparare è, quando non siamo d'accordo, a non esprimere un giudizio su chi ha formulato il pensiero, ma ad esprimere il nostro pensiero, anche diverso e differente. Dalla differenza e dal dialogo tra le 2, 3, 50 differenze può nascere qualcosa come non può nascere niente. Sicuramente il sogno non è la sintesi delle differenze, perché sarebbe un appiattimento. Per me, per noi psicoanalisti, almeno di matrice junghiana, quello che noi cerchiamo di trasmettere è di mantenere la tensione tra gli opposti, non di risolverla a scapito di uno o dell'altro, ma che gli opposti rimangano all'interno. La seconda dimensione che voglio sottolineare, che ero partita nell'intervento che avevo preparato proprio da questo tema che Simone de Beauvoir affronta nel Secondo Sesso, che è il senso del noi. Ma il senso del noi ce lo hai, e lo hai quando ti ascolti. Ascolti chi sei tu. Io, per entrare nel noi, devo sapere chi sono, perché sennò altrimenti il mio senso di noi è confuso. E quindi quando qualcuno esprime qualcosa che non rientra in ciò che io ho pensato, in quello che è il mio stile di vita, in quelle che sono le mie idee, io immancabilmente mi sento minacciata.
E quindi, come ogni essere umano minacciato, la risposta qual è? Immediatamente quella della difensiva e dell'attacco, oppure c'è l'altra risposta che a volte molte donne mettono in atto, che è quella del ritiro. Mi sento minacciata, mi ritiro. Mi sento minacciata, combatto. Tu la spada e io la pistola e vediamo di là. Mi sento minacciata, mi metto in disparte. Nessuna delle due modalità può essere considerata una modalità risolutiva e può essere superata, ma questo ovviamente è un lavoro importante che si fa su di sé, può essere superata ascoltandosi prima di tutto. Allora, e torno e vado alla pratica dell'autocoscienza anche. Ascoltarsi vuol dire che cosa voglio veramente, chi sono io veramente. Questa cosa che mi sta succedendo è mia oppure no? Detto questo, riesco a mettermi in relazione con l'altra persona perché cerco di entrare in quella che è la dimensione dell'empatia, e cioè del partecipare insieme alla emozione, sentimento dell'altra. Spesso nelle situazioni conflittuali tra donne, lei ha citato le galline, no, non a casa anch'io avevo pensato alle galline, chi ci descrive come litigiose, conflittuali, spesso utilizza questi paragoni, le galline che si azzuffano nel pollaio, piuttosto che altri animali di questo genere che cercano, perché c'è un solo gallo, bravo, perché c'è un solo gallo. Allora, e questa è la trappola in cui le donne non dovrebbero entrare mai. Perché trappola? Perché tutto ciò che il patriarcato, l'ordine maschile, ha sempre voluto dalle donne, e cioè quando vi mettiamo insieme voi litigate e quindi avete bisogno di noi per dirimere le vostre liti. Quante volte, io l'ho sentito, io lavoro anche in azienda con le donne che occupano posizioni apicali, e mi sono spesso sentito raccontare situazioni di conflittualità tra donne che occupano una posizione apicale che non riuscivano a trovare una soluzione, e viene chiamato il collega che riesce a dirimere tutta la questione, no? Perché utilizza una modalità che ha già citato Silvia, che ci siamo raccontate parlandone tra noi, che è la modalità del pensiero diretto, unidirezionale, quello che ha l'obiettivo, la freccia che scocca e tocca il centro, che è un pensiero legato al maschile, non inteso come genere, ma inteso come energia. Anche noi abbiamo quel pensiero ed è importante che ce l'abbiamo quando dobbiamo raggiungere un obiettivo, quando ci proponiamo un progetto, no? La freccia che scocca e fa centro ci interessa. Quello che invece appartiene di più all'energia femminile è il pensiero cosiddetto labirintico circolare, che va per analogie e non per causa-effetto. Diceva Silvia, nel labirinto, come dice pure Nietzsche, ci si può perdere ma ci si può anche ritrovare. Voi sapete che nel mito c'è un filo che aiuta ad uscire dal labirinto, e il filo, guarda caso, ce l'ha una donna che contravviene ad una legge, che è la legge del padre. E adesso ne ho puntate tante, che però è difficile, insomma, sto cercando di sintetizzare al massimo. E l'ultima cosa che volevo dire rispetto all'amore è l'erotismo. Anche qui l'erotismo non è sesso. L'erotismo da eros è la capacità, come nel pensiero femminile, quella circolare, di unire alle idee, al pensiero, la dimensione affettiva. E quindi c'è sempre il perenne scontro tra eros e logos. No? Il logos è il pensiero, le idee, eccetera. L'eros è tutta la parte che le tiene insieme. E qualche anno fa, forse per spiegare il conflitto tra uomo e donna, venne pubblicato questo testo che non mi ricordo chi sia l'autore o l'autrice, che io trovavo tremendo nel titolo, che era Le donne vengono da Venere, gli uomini vengono da Marte. Non so se ve lo ricordate, ha avuto un successone enorme, è stato stravenduto, e mi irritava perché
contribuiva allo stereotipo. L'uomo viene da Marte, per cui deve litigare, fare la guerra, eccetera. Chi era? È un maschio, sì. L'uomo viene da Marte e la donna viene da Venere, quindi Venere ci fa pensare a tutto l'aspetto seduttivo, eccetera. E la bellezza è così. So che ha avuto molto successo soprattutto tra le donne. Leggevo le statistiche qualche tempo fa che sembrerebbe stato letto da tantissime donne e pochi uomini. Un po' forse alla ricerca di una conferma o di una disconferma rispetto alle proprie idee. Non voglio andare troppo avanti, che tanto ne ho dette già troppe. Volevo finire rispetto a noi con quello che sarebbe stato l'inizio del mio intervento, tratto dal Secondo Sesso di Simone de Beauvoir, che dice: le donne, tranne in certi congressi che restano manifestazioni astratte, non dicono noi. Gli uomini dicono le donne, e le donne si designano con questa stessa parola, ma non si affermano autenticamente quali soggetti. Questo è il senso di tutto quello che stiamo dicendo. I proletari hanno fatto la rivoluzione in Russia, i neri ad Haiti, gli indocinesi si sono battuti in Indocina. L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Esse hanno ottenuto ciò che gli uomini si sono degnati di concedere e niente di più. Non hanno strappato niente, hanno ricevuto. È molto provocatorio il discorso, come vedete. Il secondo sesso. Il 47. Tanti anni fa, quasi 50. Il fatto è che non hanno i mezzi concreti per raccogliersi in un'unità in grado di porsi opponendosi. Stiamo parlando di 50 anni fa. No, 47 secondo sesso. Esce tradotto in italiano nel 47. Lei l'ha scritto nel 47. È stato il mio primo testo, per questo lo amo tantissimo e va letto e riletto, secondo me, perché nonostante tutto era molto, anche molto previsionale. Le donne non hanno un passato, una storia, una religione, non hanno come i proletari una solidarietà di lavoro e di interessi. Tra loro non c'è neanche quella promiscuità nello spazio che fa dei neri d'America, degli ebrei dei ghetti, degli operai di Saint-Denis o delle officine Renault una comunità. Le donne vivono disperse in mezzo agli uomini, legate ad alcuni uomini, padri o mariti, più strettamente che alle altre donne, e ciò per i vincoli creati dalla casa, dal lavoro, dagli interessi economici, dalla condizione sociale. Le borghesi sono solidali con i borghesi e non con le donne proletarie, le bianche con gli uomini bianchi e non con le donne nere. E chiudo qua, perché la conquista di questo noi, poi, come sapete, è stata una delle battaglie. Io mi colloco un po' a metà tra Silvia e Sara. Io sono arrivata all'ondata femminista quando era già in corso, e la mia prima esperienza è stata di autocoscienza a Padova nel collettivo, in un collettivo femminista, e per me è stata una rivelazione entrare in questo luogo per la prima volta, giovane diciottenne, e sentire parlare di una cosa che a me in quel momento era oscura ed estranea, e cioè la legittimità del proprio desiderio. Mi ricordo che io sono entrata in questo gruppo, una donna è intervenuta e ha iniziato a raccontare qualcosa che aveva a che fare con la legittimità del desiderio, e io mi chiesi allora cioè come legittimità e desiderio, il mio desiderio qual è? E nacque poi tutta la mia storia, ma come anche la storia delle donne, che è stata su questo. Allora, noi facciamo una prima interruzione, abbiamo detto, diamo la parola a voi. Allora, vi ricordo, come ha già detto Grazia, che chi vuole parlare, siccome siamo in diretta Facebook, deve venire qui, così oltre che essere ascoltato viene anche visto da chi ci sta seguendo e chi poi ci seguirà dopo. Allora, diamo la parola ad Antonella Mappi. Chiedo solo di fare, se sono tanti interventi, sì, insomma, di parlare brevemente. Ecco, le donne non si sono unite per agire una forza di potere. Le donne si sono unite, a cominciare da tanti anni fa e poi in Italia precisamente da 70 anni in poi, per
dire se stesse, per mostrare l'umanità che hanno. È quello il collante, riconoscersi nella intimità di altre, nel fatto che dicendosi si tocca un altro modo di vedere la comunità. La pratica politica dei maschi è violenta e distruttiva perché per l'appunto gestisce il potere. Il movimento trans femminista, come si dice, che ha voluto anche occultare ogni altro gruppo femminista, è maschilista. Siamo influenzate dai maschi che continuamente fanno fatica ad abbandonare il potere, ad abbandonare il loro imprinting e cercano di coinvolgerci. Il femminismo è proprio solo dire la propria umanità. Tu davanti al fare una gestazione per venderla, tu davanti a fare una gestazione per affidarla ad altri, come ti senti? Tu nel dare godimento sessuale ad altri per soldi, come ti senti? È così che si fanno scelte, che si capisce come indirizzare la comunità. Ecco, allora, il conflitto tra le donne, certo, era per lo sguardo dell'uomo, ma non c'è più e non c'è se ciascuna arricchisce l'altra dei suoi sentimenti. Anche con gli uomini dobbiamo favorire la loro riflessione sui loro sentimenti. È la lotta che dice tu devi stare con la maggioranza, il maschilismo che non voglio assolutamente più. E lo dico proprio a Filomena, perché lei mi scrisse che io dovevo stare con la maggioranza, che ero narcisista a dire me stessa. Invece dobbiamo solo dire noi stesse. Grazie. Fermiamoci al riconoscimento tra di noi e alle parti positive. Anzi, aggiungo che noi volevamo smontare il meccanismo del potere, però io stessa, le giovani donne oggi, invece oggi vorrei capire, per esempio, come potremmo fondare imprese meno povere. Non ne posso più del pauperismo delle donne. Vorrei che fossimo più capaci, per esempio, di usare le risorse economiche, cosa che le giovani donne fanno un po' meglio di noi, ci vuole poco, perché noi, io non lo sapevamo fare, non ho fatto altro che stare in imprese poverissime e basta. Ecco, quando io parlo di potere, poi il potere non è Satana, si può usare bene, male, ecco. Vorrei, per esempio, capire come potremmo avere più denaro a disposizione per le nostre imprese, le nostre case, le nostre riviste, le nostre case editrici, ad esempio. Altri interventi? C'è troppa carne al fuoco? C'è troppa carne al fuoco per... Tina Paglia, devi venire qua, mi dispiace. Sapete che Simone de Beauvoir dice proprio che il conflitto induce il cambiamento, ma questo si vede in qualunque lotta sindacale. Se non ci fosse conflitto saremmo ancora qua con le 12 ore il sabato lavorare. Volevo riprendere il discorso sulla contrapposizione. Qui va bene? Sì. Ah, devo guardare te. No, devi tenere il microfono. Allora, vorrei riprendere il discorso sulla contrapposizione.
perché io penso che la contrapposizione sia uno stile relazionale, ed è uno stile relazionale che abbiamo ben conosciuto e ben imparato proprio all'interno di quella cultura che definiamo patriarcale, termine che a me non piace usare, ma va bene. Allora, lo stile relazionale non è una cosa che io posso avere oggi nei confronti di qualcuno, domani nei confronti di qualcun altro invece in modo diverso. Lo stile relazionale è uno. Quindi io dico, se noi utilizziamo uno stile contrappositivo, di contrapposizione, lo usiamo inevitabilmente nei confronti delle donne e nei confronti degli uomini. In questo senso io ho sempre sostenuto che per me il femminismo è la ricerca di una modalità di relazione diversa dove non ci sia contrapposizione, ma non solo tra noi donne, ma anche nei confronti degli uomini. Perché non posso essere in contrapposizione con gli uomini e non essere in contrapposizione con le donne. Il conflitto è... Parliamo di relazioni conflittuali, sono molto d'accordo con alcune cose che ha detto Filomena, ma il conflitto è distruttivo se il mio obiettivo è quello di vincere sull'altro, è quello di dimostrare che io ho ragione e che l'altro ha torto. E in questo caso, come vedete, siamo di nuovo all'interno di una relazione di contrapposizione. Se io invece sono interessata, sono incuriosita da quello che l'altro pensa, voglio capire il perché, le motivazioni che sostengono certe posizioni, allora il conflitto evolve sicuramente in termini positivi, perché nasce un confronto che può essere davvero arricchente. E in questo caso non c'è uno che perde e uno che vince, ma ci sono due vincitori. Il conflitto diventa distruttivo quando c'è uno che vuole vincere e l'altro necessariamente perdere. E si fa a finire che si è in due a perdere. Ecco, questo volevo dire, che ci vuole coerenza. Quindi, dal mio punto di vista, se vogliamo eliminare la contrapposizione, la dobbiamo eliminare tra tutti, non solo nei confronti delle donne, ma anche nei confronti degli uomini. Quindi ricerca di relazioni diverse da quelle che conosciamo e magari abbiamo praticato fino adesso. Grazie. Sì. Angela Gianni Trapani. Mi rimane in aria quell'osservazione di cui facevi dicendo tu, Sara, nell'intervista della giovane 25enne con la Suriano e con Silvia, Cecilia, che dice che la sorellanza, così come l'abbiamo conosciuta finora, non è più riconoscibile, ecco, o non è sufficiente. Non è un ambito e una dimensione nella quale lei sente e si sente a suo agio. Perché abbiamo questo nuovo compatto che non è così omogeneo e monolitico come prima, ma abbiamo queste relazioni di femminismo intersezionale, e mi ha colpito molto nel momento in cui lei fa l'esempio in cui una di noi può aver subito delle, come dire, delle discriminazioni differenti da altre, o per colore della pelle o per classe sociale. E lei dice, dobbiamo trovare un nuovo modo di sorellanza che copra, che risponda a questa articolazione così variegata. Ecco, su questo mi piacerebbe molto che diciate qualcosa, se
e che si approfondisse in questo modo, perché è ovvio che adesso la sorellanza sta cambiando in questo senso, perché si sta arricchendo di nuove articolazioni. Ecco, questo è un punto che mi piacerebbe approfondire, io non ho idee molto forti su questo. Qualcuno vuole rispondere? Ma io ultimamente, riflettendo sulla parola inclusione, ho pensato, sempre partendo dal passato, che appunto noi per esempio non avevamo il problema delle donne nere, perché noi non avevamo afroamericane, e partiamo da Bellux, la filosofa nera. Per noi ovviamente non ce lo sia proprio, non ci veniva neanche in mente, è venuto in mente molto prima le femministe americane, sollecitate dalle femministe afroamericane, che gli hanno detto: scusate, ma volete un attimo sentire il nostro parere. Quello che mi ricordo molto bene è invece, per esempio, la difficoltà col movimento lesbico, che negli anni 70 era molto silente, minoritario, molto timido rispetto ad oggi, e mi ricordo un atteggiamento che poi ho discusso con molte compagne del collettivo femminista genovese, in cui in quegli anni sono girate circa 400 donne, poi non tutte si sono fermate, e devo dire che noi siamo state molto evasive, un po' vigliacche, perché dovevamo già reggere un impatto di grande negatività, cioè ci dicevano che eravamo brutte, lesbiche, pelose, puzzolenti, castratrici. Non so se vi ricordate, chi è giovane non se lo ricorda, ma è un bestiario anche abbastanza divertente ripensato oggi. Allora era un po' duro da reggere, nel senso che insomma sentirsi dire, no, a parte lesbica, ma insomma brutta, pelosa, castratrice, puzzona, non ti lavi, eccetera, non era precisamente una cosa semplice. Già dovevamo dire utero, vagina, desiderio femminile, cioè pronunciare parole molto difficili. Quindi anche con le lesbiche noi non siamo state inclusive. La terza categoria di donne con cui non siamo state inclusive fino all'avvento di Roberta Tattafiore, Michi Stalerini ed altre attiviste sono state le prostitute. Voi ricorderete il libro Prostituzione di Kate Millett, che è del 74 se non sbaglio, che ha fatto litigare le femministe americane da quando è uscito sempre, e noi di conseguenza, 74 in Italia, quindi immagino che adesso non ricordo, l'avrà scritto il 71, 72, e anche quello è stato un tema. Come si fa appunto a... avevamo questo slogan che ci ha salvato, che era non più puttane, non più madonne, finalmente solo donne. Noi siamo riuscite, se Dio vuole, a non moralizzare le prostitute e a non volerle rieducare, questo ce l'avevamo chiaro, come hanno fatto nel Vietnam comunista quando hanno rieducato le prostitute vietnamite che andavano con gli americani. Io ce l'ho qua questo ricordo, e mi ricordo di aver pensato: noi no, questo no. Da qui a riconoscere il lavoro delle prostitute, allora non si parlava di tratta, attenzione, quando parlo di prostituzione è una cosa, la tratta è una cosa disumane, schiavitù sessuale, adesso la lascio da parte. Quando sono apparse all'orizzonte due donne come Pia Cover e Carla Corso e hanno detto, hanno scritto dei libri pubblicati da Astri Aggiunti sul loro mestiere, tra l'altro questa visione dei maschi di Carla Corso è un'altra cosa che a me mi ha cambiato la vita, i clienti, era già uscito il libro di Maria Rosa Cutrufelli, Il cliente. Ecco, lì siamo state più inclusive, secondo me. Cioè noi siamo riuscite ad ascoltarle, a parlare
donne a scrivermi. Io ne ho scritto su Noi Donne, allora lavoravo a Roma Noi Donne, poi a Rai 3 le abbiamo intervistate, abbiamo dato loro voce su quello che per loro era un mestiere che a me sconvolgeva, ma insomma loro dicevano, io e tutte e due lavoravano in fabbrica, insomma io ho scelto tra lavorare in fabbrica tutti i giorni, andare sulla strada 3 volte alla settimana, guadagno 10 volte tanto e poi vado a Parigi e vedo il Louvre, che non sono potuta andare a scuola e finalmente posso studiare e imparare la mia vita. Io mi ricordo che sono andata a intervistarle a casa loro, a Padova, ho dormito a casa loro, abbiamo mangiato insieme, io prendevo appunti con l'intervista, ma hanno detto andiamo a lavorare, ma hanno mollato lì perché io dormivo lì, noi donne eravamo povere sempre, riprese, povere delle donne, eccetera, quindi io ben contenta, per carità, dormivo lì e loro sono andate a lavorare. Vi confesso che per me è stato un discreto shock, ho fatto la disinvolta, però è indimenticabile come esperienza, tra me e loro c'era un mondo. Ecco, siamo sicuramente state capaci di essere inclusive, vedo che Filomena assentisce, mi fa piacere, lo dobbiamo molto a Roberta Tattafiore, che ha tentato di smontare, no, questa cosa, appunto, io decido, se autodeterminazione deve essere, noi la rivendicavamo sulla maternità, su quanti figli fare e quando, per la prima volta anche lì dopo millenni, e loro dicevano io rivendico la scelta, non avevano papponi, erano due donne emancipate, neanche ragazzine, quindi come dire si davano forza, erano molto amiche, si volevano molto bene, a proposito di amicizia, tuttora si vogliono bene perché le ho incontrate di recente. Quindi la domanda che poni è, includere. Oggi abbiamo la scommessa delle donne che, delle persone in transizione, che poi anche lì non si sentono donne, perché noi siamo sempre binari, allora, c'era un uomo è diventato una donna, non era un uomo e non diventa una donna, rimane una persona in transizione. Io questo l'ho capito, mi sono voluti 2 anni, perché tant'è il mio cervello era un ragazzo, è diventato una ragazza, era una ragazza, è diventato un ragazzo. Non è così semplice, sono il 2% delle persone del mondo, possiamo ignorarle, possiamo demonizzarle, possiamo spaventarci, anche loro patiscono di estremismi, di fanatismi, ma questo fa parte di noi esseri umani, purtroppo. Diciamo che ce ne sono moltissime con cui ho avuto un dialogo, anche qua alla Casa delle Donne abbiamo avuto la consigliera... Sì, su trans, no, qua. No, che abbiamo fatto un incontro qui su quel numero, insomma, siamo, mi sembra, riuscite a parlarci, a dialogare, a no? Però forse adesso qui siamo a una questione che piacerebbe che parlassimo, perché vengono citati via via dei temi su cui ci sono indubbiamente dei conflitti, delle posizioni diverse dentro il movimento femminista, ma la sensazione, cioè, allora per esempio la prostituzione, io mi ricordo benissimo qui dentro che per tanti anni ci siamo dette non se ne poteva parlare, non riusciamo a fare un incontro su questo perché è troppo divisivo, dicono i politici, ma insomma sappiamo che cosa vuol dire. GPA, altro tema. Allora, noi qui ne stiamo parlando, per la verità, nel gruppo, il tavolo FEM, che sta affrontando da diverse settimane questo tema in un modo che si riesce, secondo me, di cui si riesce a parlare, a tener conto di posizioni diverse, per esempio. Però, diciamo, di tutti questi, ce ne sono tanti altri di temi in questo momento conflittuali, e, come dire, va bene, abbiamo un modo di relazionarci tra di noi che riesce a tenere insieme tutte queste cose, oppure a un certo punto c'è una logica, una necessità forse per alcune di schieramento che ce lo impedisce? E perché, come dicevamo prima tra di noi, mentre fino a un po' di tempo fa
potevano convivere posizioni anche diverse. Adesso su certi temi ci sono delle discriminanti pazzesche che passano a livello della politica con la P maiuscola, però a questo punto, perché è di quello che stiamo parlando. E questo che volevo capire, come dire, un conto è avere più amicizia tra noi nel modo di relazionarci, eccetera, eccetera, possiamo discutere di questo, secondo me sarebbe molto bello e molto utile. Un altro è dire, è vero o no che è cambiato qualcosa nella modalità in cui il femminismo affronta o non affronta certi temi e si spaccano addirittura in un modo forse più pesante che non in passato. Non so su questo se... Sorellanza, io quello che dicevo prima è che secondo me un po' di sorellanza, per usare questa parola politica è un po' riassuntiva, per esempio col movimento delle prostitute siamo riusciti a averla a cavallo degli anni 80, i loro congressi, io sono andata come inviata di Noi Donne, che non era un giornale underground super alternativo, erano i donne, e a me mi mandavano, insomma la direttrice era Vania Chiurotto, poi Anna Maria Guadagni, diciamo. Quindi io lì mi sento di avere avuto una pratica di sorellanza, per esempio usando questo che tu dici, non solo di conflitto, lì mi pare che abbiamo raggiunto un punto molto interessante tra noi. Oggi, sì, ribaltando la tua domanda, riusciamo a avere, se non vogliamo usare inclusione, che è una parola che poi il femminismo non ha mai usato, a praticare della sorellanza con... appunto le prostitute di oggi, non quelle trattate che sono schiave del sesso, lì bisogna fare la denuncia, non c'è sorellanza, no? Ma appunto le persone in transizione, le donne che scelgono maternità altre, le tecniche di procreazione assistita, cioè parlando di tutte situazioni che hanno a che fare col corpo, tutta una dimensione del corpo che ci scatena delle reazioni anche molto forti. Diceva Grazia questa accentuazione, cioè, ne parlavamo anche prima, no? Questa accentuazione di conflittualità rispetto ad alcuni temi, dove si arriva anche alle offese personali tra una rappresentante di un'idea ed un'altra, dove sembra che non sia possibile che coesistano le due idee, no? E non c'è più la forza dell'argomentazione, cioè non c'è più, non viene utilizzata, probabilmente ci sarà ma non viene utilizzata, ci siamo chieste da che cosa dipende, e questo forse è l'invito che fa Grazia, no? Riflettiamo insieme su questo tema, che noi nella casa abbiamo deciso non se ne parla perché è divisivo, ma perché? Perché non è possibile tenere insieme le due strade? Perché una deve prevalere sull'altra, o ci deve essere quello che dicevo prima, il ritiro è divisiva, allora non ne parliamo, non creiamo il conflitto e facciamo finta che non esista, cioè che poi sappiamo benissimo che non è così, perché il conflitto esiste, e non credo nemmeno che sia una questione di prevalere, almeno per quanto mi riguarda, ma anche con altre persone di questa casa con cui mi sono confrontata, del prevalere su un'idea, su un'altra. È proprio la tua dimensione corporea, del tuo sentire corporeo, che viene chiamata in campo, sto parlando un po' più da psicanalista che da politica, che viene chiamata in campo, e che proprio perché è una dimensione che tocca il corpo dell'altra, ma tocca anche il tuo, perché è lo stesso corpo che magari tocca delle tematiche che tu hai sentito in un'altra situazione, e dici, ma com'è possibile che possiamo arrivare a pensare che sul corpo si possa fare questo intervento, quando noi alcune situazioni che hanno una similitudine con un intervento simile le abbiamo vissute come violenza. Ti richiama tutto quello che hai in mente rispetto a come è stato trattato il corpo delle donne e come viene trattato il tuo corpo. E allora c'è una risposta viscerale. Questo è un primo tentativo di rispondere, c'è una risposta viscerale che a quel punto, siccome non media con il pensiero, arriva questa spaccatura fortissima, che io leggo delle cose anche in rete, che veramente di persone che lanciano delle offese allucinanti ad altre perché hanno affermato il contrario. Sarebbe bello avere un esempio diverso
nel movimento delle donne, Angela, no? È quello che hai, hai detto, e sarebbe bello cominciare a, a crearlo a partire da qui. Vedo che Tina vuole intervenire, però dovresti venire qua, se no non ti si vede nella, nel video. Scusa se ti faccio avanzare di nuovo. Voglio ripartire da una cosa che avete appena finito di dire, no? Che a volte capita che volendo affrontare un argomento si decida di non farlo perché lo si considera divisivo. Basta, abbiamo, non possiamo andare oltre. Se noi abbiamo già deciso che un argomento può essere divisivo, vuol dire che non abbiamo noi dentro noi stesse l'idea che ci si possa confrontare senza azzannarci. Quindi porre una questione di questo tipo per me è un punto di partenza e, già, e non si parte, non si va da nessuna parte. Quindi torno al discorso che facevo prima della contrapposizione, perché quando si dice divisivo vuol dire si crea necessariamente la contrapposizione. Però, ripeto, se noi partiamo da questa idea vuol dire che la contrapposizione ce l'abbiamo dentro. Non, Ma volendoci vedere una bontà da non voler creare una contrapposizione, no? Perché non vediamola solo come negativa, sì, scusate, non vediamola solo come negativa. Volendoci vedere qualcosa, una bontà, dicevo, no? Nel non voler creare una situazione divisiva, volendocela vedere, la cerco, non è il mio pensiero, ma la cerco e posso pensare che ci sia una reale difficoltà ad affrontare l'argomento e forse quello che dicevo prima, non è chiaro quello che è per noi quell'argomento lì. Allora, ci siamo confrontati da un punto di vista del pensiero più razionale, i libri, le posizioni, la mia è così, la tua è così. Non ci siamo confrontati, forse prima non sono stata abbastanza chiara, su quella che è la nostra relazione con il corpo rispetto a quel tema. E allora forse possiamo andare a parlarne se partiamo da un presupposto così, che lì ci unisce, non ci divide, perché il corpo è uguale e la violenza sul corpo è quella che abbiamo sentito tutti, no? Però non so se è possibile fino ad ora, trovandoci una bontà è un po' il timore che si possa arrivare, è un timore che bisognerebbe superare, però c'è, che si possa arrivare ad una spaccatura che poi fa effettivamente male a tutta, a tutto il movimento, a tutta la rete, per cui ognuno rimane sulle sue posizioni e così dice va bene, abbiamo le posizioni differenti, però noi ci siamo, quegli altri ci sono, ognuno si faccia la sua storia, che non funziona, infatti non sta funzionando, però non so, tento una spiegazione. Allora c'era qualcuno, forse Rosario come sono le 8:20, chiederei per favore se qualcuno che non è ancora intervenuta vuole parlare. Volete dire il vostro esimio parere? Sara, volevi dire il tuo esimio parere? Piera, aspetta un attimo Antonella perché hai già parlato. Io non entro in queste argomentazioni, per me non sono argomenti queste cose divisive, sono vite di persone, sono esperienze profonde e quindi io chiedo solo una cosa, che prima di parlare di un argomento si ascoltino le vite delle persone. Le vite di chi fa una scelta lesbica, le vite di chi fa una scelta diversa, delle persone che trans, eccetera, eccetera. E anche di delle persone che desiderano avere, essere genitori e non possono arrivarci per la,
via naturale. Ascoltiamo le persone. Grazie. No, mi associo appunto a quello che è appena stato detto, perché la nostra... Ah, sono Cristiana Sarmazzano, io vengo dal femminismo romano degli anni 70. La nostra pratica era iniziata proprio a partire da sé. E io vedo adesso queste giovani femministe che partono da sé, perché io lo vedo nelle scuole, vedo i nipoti. Se parliamo di appunto di trans, di transazioni, e purtroppo sono fra noi, ma noi siamo vecchie, noi abbiamo fatto dei problemi, abbiamo affrontato dei problemi della violenza sul nostro corpo molto differenti. Cioè, adesso l'argomento è loro, per cui io, a me piacerebbe fare un gruppo, uno di scambi, così, però con delle persone di quell'età che lo stanno facendo, anche delle donne appunto che non possono avere figli e fanno, o degli uomini che scelgono di fare appunto la maternità affidata ad altre. Cioè, partiamo da noi, perché questa è la ricchezza, secondo me, del femminismo che ci ha fatto camminare in questi anni. Che è la stessa cosa, direi, che dice ascoltiamo le vite. Noi ci ascoltavamo senza giudizio, una pratica dell'autocoscienza, la sua forza era io ti ascolto senza giudizio, che è una cosa enorme, non so come ci siamo riusciti. Sono giovane, io mi sono dimenticata. Sì, volevo dire semplicemente una cosa rispetto a quello che hai detto te, se non partiamo da, e avete detto tutte, se non partiamo da noi, giustamente, e l'altra cosa che tu dicevi è che forse non abbiamo chiaro, no, dentro di noi quella cosa lì. Io invece, cioè, io questa cosa ad esempio non la vivo e non la vedrei come una difficoltà, cioè anzi per me, secondo me dovrebbe essere la spinta che porta al conflitto e al confronto e al cerchio di pensiero su certi argomenti e certe storie, che è, io non ho chiaro, e faccio un esempio proprio su di me, io non ho chiaro qual è la mia posizione sulla GPA, non ce l'ho chiaro, è per questo che vorrei un confronto, è per questo che vorrei che se ne parlasse sempre di più, che si portassero sempre di più vite, esperienze, che, perché non ci si possono inventare degli assunti partendo dal fatto che ci mercifichiamo il nostro corpo per altri, perché questi sono delle idee che volano ma che non atterrano. Ecco, io spererei che invece il fatto che appunto noi non abbiamo chiare certe cose ci stimoli al confronto, al dibattito, ci stimoli anche al conflitto, e di questo conflitto non avessimo mai paura, e anzi che questo conflitto avvenisse su un terreno di confronto paritario, reciproco, e che sia stimolo a capire. Esatto. Che restassimo amiche, sorelle. Vogliamo chiudere su questa parola. Restiamo amiche, sorelle. Ci vorrebbe una seconda puntata. Anche di più, volendo. Veramente. Sì, perché è un tempo. Sì, magari se appunto leggiamo anche tutti i contributi che troviamo, e poi gli altri anche che sono stati citati, i libri che sono stati prodotti su questo tema, magari riusciamo a maturare un'altra, un passo avanti, diciamo, su questo terreno che mi sembra veramente cruciale in questo momento per il futuro del movimento delle donne, per il presente e per il futuro. Ma
Poi per noi che siamo influenzate da Sara su questa nuova generazione che ormai sta diventando vecchia pure lei, sui podcast, se avete voglia, Nemiche Geniali di Jennifer Guerra, che noi abbiamo ospitato già qui alla Casa delle Donne, che contiamo di, stiamo cercando di organizzare di ospitarla ancora. Nemiche Geniali, diviso in vari capitoli, racconta delle situazioni interessantissime, riprende tante cose che abbiamo detto, e tra l'altro c'è una puntata sull'invidia tra le donne che è interessantissima, quindi se avete voglia su tutte le varie piattaforme, poi ne parleremo anche qua. Grazie e buon... No, voglio solo dirvi, no, grazie a voi come sempre, vi voglio tanto bene, ora mi metto a piangere, ma perché anche a Natale, che bisogna essere buoni. No, e poi volevo dirvi invece una cosa di avidità. Comprate leggendaria, abbonatevi a leggendaria, che siamo un'impresa eroica.